porto del Pireo, sin dall'antichità, è il porto di Atene, capitale della Grecia. È il più grande d'Europa per numero di passeggeri ed è il più importante di tutta la Grecia. Atene è distante circa 10 chilometri ed è unita al Pireo da una gran quantità di sobborghi. È un porto naturale con diverse insenature e porticcioli secondari pieni di navi commerciali, pescherecci e imbarcazioni turistiche. Da qui partono e arrivano anche i traghetti che collegano le numerose isole dell'Egeo. La città del Pireo è densamente abitata, ha un grande centro commerciale, un importante museo archeologico e numerosi impianti sportivi utilizzati anche durante le Olimpiadi del 2004. Saliti sul pullman, assieme alla nostra guida, ci stiamo dirigendo ora verso la città per andare a visitare l'Acropoli, l'antica collina sacra che dall'alto domina la città e sulla cui cima fu costruito il Partenone, il monumento più importante dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questo edificio era il Palazzo Reale fino alla caduta della monarchia avvenuta nel 1974. Oggi vi risiede il Parlamento greco. Ecco il caratteristico cambio della guardia davanti ad esso. Una volta neoclassico, uno degli alberghi più lussuosi della città. A destra, una delle strade più famose perché ci sono tutte le ambasciate, anche l'ambasciata più italiana più avanti, accanto a quella francese. E pensate che questa strada che facciamo adesso si chiama Panepistimiu, cioè Panepistimi tutte le università. Più avanti noi vedremo la casa di Schliemann, quello che ha trovato 14 kg in oro puro dentro le tombe micenee, cioè a Micene. La maschera di Agamennone, tra le altre cose. Queste cose sono esposte al nostro Museo Nazionale di Atene. Ecco qua. C'è lo stesso tema che c'era una volta sul frontone occidentale del Partenone, la disputa tra Atinato e Cicrono, salvezzo Zeus. Qua davanti Socrate e Platone, due grandi filosofi. Socrate ha insegnato Platone, Platone Aristotele, Aristotele Alessandro Magno. Invece questa qua a destra è l'università Panepistimio, dove si fa il giuramento degli studenti. Panepistimi, tutte le scienze. Guardate, vengono raffigurati tutti i filosofi con le loro, praticamente, e le loro muse. Guardate gli acroteri alle estremità. Guardate la civetta qua, questo è la biblioteca, biblion, libro, tichiteca. La civetta è il simbolo di Sofia, saggezza, abbiamo detto. Il simbolo della dea Athena, una ricchissima collezione dei libri qua dentro, okay? Con delle parti anche questa qua, due parti laterali. Tutti i tre palazzi sono stati costruiti nel XIX secolo da Cocoros Kolokotronis. Guardate lo stile ionico. Oggi questo palazzo, guardate i canoni eccetera, si trasformò in museo storico che copre i periodi dal 1204 fino alla seconda guerra mondiale. Quindi questo era Parlamento dal 1844 fino al 1930, che è diventato Parlamento quello che abbiamo visto. Questo a sinistra, dove ci sono tutte quelle firme qua dentro, questo pane che vedete ogni tanto si chiama culluri, è pane col sesamo. Questa è la strada che si chiama Filelinon, cioè amico dei greci. Il campanile che vediamo là in fondo fa parte della chiesa russo-ortodossa, a forma della croce con la cupola.
dentro le nostre chiese sono affrescate, c'hanno le icone. Secondo secolo dopo Cristo, epoca romana. Invece lì che c'è il semaforo a destra c'è il busto di Melina Mercuri, quella che era attrice e ministro della cultura in Grecia. Da 25 secoli la rocca dell'Acropoli domina la città con i suoi templi. Sulla vetta di questa montagna sacra si erge il Partenone, tempio della perfezione assoluta dedicato alla dea Atena. Per entrare all'Acropoli si oltrepassa la porta Beulè, un arco romano aggiunto nel III secolo d.C., oltre la quale si trovano i propilei, la monumentale porta che nell'antichità fungeva da ingresso. I propilei furono danneggiati dai veneziani nei bombardamenti del XVII secolo per essere poi restaurati in seguito. Il monumento che nella sua imponenza domina l'Acropoli e simboleggia più di qualsiasi altra cosa la gloria dell'antica Grecia è il Partenone. Iniziato nel 447 a.C. sotto Pericle da un progetto degli architetti Ictino e Callicrate e completato nel 438 a.C., questo edificio non teme concorrenti in fatto di grazia e armonia. Per ottenere queste forme perfette, le sue colonne furono ingegnosamente curvate verso l'alto e quelle esterne fatte leggermente più grandi delle centrali. Tutto ciò per contrastare gli effetti ottici disarmonici e fare in modo che, viste da lontano, sia le colonne che le scale del tempio apparissero perfettamente diritte. Il tempio, lungo 70 metri e largo 30, è circondato da 46 colonne doriche. Sui due frontoni le decorazioni illustrano la nascita della dea Atena e la lotta tra questa e il dio Poseidone. A nord del tempio si trova l'Eretteo con le sue famose cariatidi, sei statue di giovani donne che sostengono il portico meridionale. Le statue sono calchi degli originali conservati nel museo archeologico. Il nome del tempio deriva da Erecteus, un leggendario re di Atene di cui si onorava la tomba. Anche l'Eretteo è uno dei più celebri monumenti del mondo antico. Probabilmente la loggetta fu una specie di tribuna d'onore dalla quale i personaggi importanti di allora assistevano alle cerimonie nell'Acropoli. Veniva dalla parte est e lì dentro c'era la questa parte è dedicata a Erecteus. Quella parte est è dedicata ad Atena. Invece quella parte nord teatro qua. Da tutto il mondo i greci hanno inventato il teatro, perché il teatro è nato dalla necessità religiosa dedicata al dio Dionisio. Questo teatro, dedicato al dio Dioniso, fu costruito fra il VI e il V secolo a.C. e probabilmente si tratta del primo teatro stabile del mondo classico. Fu utilizzato da Eschilo, Sofocle e Euripide. Sotto l'Acropoli si erge il teatro di Erode Attico,
costruito dai Romani nel 161 avanti Cristo ed ancora usato per balletti, concerti e opere teatrali. Dall'Acropoli si ammira uno dei panorami più belli della città. Ai piedi della collina, Atene si allunga sconfinata a 360 gradi a perdita d'occhio. Guardate la, sì, guardate la miniatura della chiesa qua davanti, eh? È del XIX secolo. San Nicola si chiama anche la stazione finale, praticamente qua, dove arrivano le navi della crociera. E avete visto parti delle mura a destra, dalla fortificazione di una volta. Quindi fra qualche minuto entriamo al porto. Vi auguro buon proseguimento. Grazie. Grazie. Entrando dentro al porto cercate di non sbagliare la, no, la nave, ok? La vostra è quella, no? Romantica, a sinistra, ok? Ricominciamo la gita. Perché l'altra è la Victoria. E le altre che non vediamo sono in fondo.